Allora ragazzi, oggi vi presenteremo un nuovo decolorante, si chiama DecoScalp e praticamente può essere applicato direttamente sulle radici senza problemi per ottenere un biondo suave e candido come le lunghezze della nostra cliente. Va applicato ovviamente dalla radice fino alla parte più chiara che ha sui capelli e lasciato agire per almeno una mezz'ora, poi ovviamente va tenuto sotto controllo. Allora, questo prodotto praticamente non ha alcun tipo di necessità di essere applicato in maniera abbastanza corretta, diciamo, perché porta lo stesso livello di schiarittura sia nella parte qua scura, quindi naturale, fino alla parte già precedentemente colorata, che è questa, da qua a qua. Ovviamente si lascerà sempre agire una mezz'oretta all'incirca, poi va tenuto sotto controllo, dipende dal tono di schiarittura che uno vuole ottenere. Volendo, ovviamente, si può intensificare il trattamento mettendo la cliente sotto fonte di calore per 15 minuti. Questo prodotto, ovviamente, mi stavo dimenticando di dirvi che va applicato con una setola morbida. Va semplicemente a sfiorare il cappello senza ungere troppo i capelli. Dopo questo trattamento, volendo, si può, ovviamente decisione della cliente, mettere una punta di cenere per togliere magari l'effetto troppo intenso del biondo e quindi creare un lavoro un po' più naturale. Ovviamente questo prodotto può essere applicato ovviamente sulle attaccature benissimo, sfiorando anche la pelle, perché non dà nessun tipo di reazione allergica e né prurito. Quindi possiamo essere tranquilli e sereni che la cliente non ha nessun tipo di fastidio. Questo prodotto si può applicare anche sulle sopracciglia per una trentina di secondi per dare luminosità al sopracciglio. Ovviamente si risciacqua con un detergente. E dopo 30 secondi il risultato è questo, un biondo ottimale. Dopo il tempo di posa andremo a risciacquare con uno shampoo, sempre della stessa linea, che ci permette di mantenere ancora le squame aperte del cappello per poi far penetrare successivamente il secondo prodotto che si chiama Biondo Perla. Serve semplicemente per spegnere un po' magari il colore molto intenso che fuoriesce nella prima applicazione. Allora, dopo aver effettuato lo shampoo, andiamo ad applicare il perla solo nella parte dove abbiamo precedentemente applicato il Deco Scalp. Sempre col solito sistema, spennello leggero e porto dalla ricrescita alla parte dove abbiamo trattato precedentemente il colore che vorremmo utilizzare. Ovviamente potremmo avere anche, oltre alla nona tonalizzazione e schiarittura, potremmo utilizzare anche altre emulsioni per ottenere una schiarittura maggiore o inferiore. Questo prodotto si può utilizzare anche per fare delle piccole zone d'effetto leggermente più chiare su basi molto scure, che prossimamente faremo vedere,
per avere dei toni luce oppure dei giochi moda. Questo prodotto si lascia dai 3 minuti ai 10 minuti e si toglie con un altro shampoo e si procede poi all'applicazione della piega. Dopo lo shampoo potremmo effettuare la piega che meglio crediamo. Io in questo momento ho pensato a una piega leggermente mossa naturale, visto che poi la cliente dovrà stasera uscire e lei, avendo un capello molto sottile, molto fino, privo di volume, preferisco che lei abbia uno stile un po' più morbido. Questo è il biondo che abbiamo ottenuto con varie sfaccettature di colore. Adesso andiamo a ultimare il lavoro con una piega utilizzando una lacca secca e volumizzante e utilizzeremo un ferro nuovo che serve per ottenere dei movimenti molto naturali in questi capelli così sottili. Ed ecco qua il colore che abbiamo ottenuto dopo il trattamento che abbiamo fatto precedentemente, è una bella piega morbida sui capelli lisci. Ci vediamo mercoledì prossimo su sardegnalife.net.